Due premi. La festa del santo patrono, la messa col vescovo, la devozione, le donne col velo sul capo, giacche e cravatte, la processione, la fiera, i banchetti, il croccante, del bambino lo sguardo sognante. Nel pomeriggio poi il grande evento, la corsa dei bimbi per gli 800 metri tra chiesa e castello. In palio la gloria, la fascia, un gioco, il premio più bello. Arriva il momento e già al primo scatto rimango indietro e mi rendo conto, confuso e frustrato, che così non vincerò mai. Allora fingo a me stesso d'essere un treno. Accelera e supera, accelera e supera. E accelero per davvero. Passano visi contenti, passano mani plaudenti, passano usci e portoni, passano finestre, vasi e balconi, fischiano vento e orecchie, danzano aria e capelli, divoro la legna e il carbone, divampa la gioia nel cuore, ebbrezza di vita, non semplice gioco. Mi precede al traguardo il desiderio, di poco. Tutti fan festa, quasi tutti son lieti, chi parla e chi ascolta, chi piange e chi ride. Andrà meglio la prossima volta. Passa il fiatone, si calma un po' il cuore. Tolgo la fascia e quell'espressione che potrebbe annoiare. Poi chiedo agli altri se vogliono giocare. Una fetta di dolce e un po' d'aranciata, qualche muso lungo e qualche risata. Seduti sul sagrato tra biglie e pupazzi, mentre il caldo tramonto dipinge le cose.